Bentrovati a questa nuova edizione del nostro giornale che apriamo parlando di cronaca. Apriamo con la cronaca nera perché all'indomani della relazione di fine 2011 tracciata dal procuratore capo del Tribunale di Taranto Franco Sebastio, nel corso della quale è emerso un aumento di furti e rapine, si è verificato a Taranto nelle ultime ore un'ennesima rapina. Intorno alle 7:30 di questa mattina, due individui, uno travisato da casco integrale bianco e giubbotto nero e l'altro con un cappello di lana calato in volto, hanno fatto irruzione nel supermercato Meta in via Porto Mercantile e sotto la minaccia di una pistola semiautomatica si sono fatti consegnare la somma contante pari a circa 1.500 euro. Sull'episodio ora indaga la polizia. Ed ora cambiamo argomento. Come avete potuto sentire dai titoli, era presente anche l'assessore regionale alla qualità del territorio, Angela Barbanente, questa mattina a Taranto in occasione della presentazione da parte del sindaco Stefano del Palazzo Pantaleo, appena restaurato con i finanziamenti Urban. Sentite. Assessore, questo bellissimo palazzo del 1600 torna a rivivere nella città vecchia di Taranto, un contesto molto particolare al quale la Regione Puglia ha già dedicato particolare attenzione. Sì, la Regione Puglia ha molto a cuore il futuro di Taranto, un futuro che non può che essere legato alla storia profonda e importante di questa città. Sappiamo bene che più è ricco il patrimonio, più culturale, e più tempo e più risorse occorrono per riqualificarlo e valorizzarlo. Questo è un pezzo importante del percorso di valorizzazione che questa città sta compiendo. La destinazione, tra l'altro, è particolarmente consona a una riscoperta, direi, da parte dei cittadini di Taranto della storia profonda del proprio territorio. Non può esserci tutela e valorizzazione senza conoscenza. Paradosso è che noi spesso abbiamo dei grandi tesori che abbandoniamo e non valorizziamo perché abbiamo perso la memoria. Sindaco, un pezzo pregiato della città vecchia di Taranto che torna a rivivere. Sì, è questo il cuore della nostra città, sia come palazzo, il Palazzo Pantaleo, e sia per il contenuto, cioè il Museo Maiorano, che è la storia, i sentimenti, le radici dei tarantini, sono contenute qui. E oggi è bello perché qui vicino c'è l'università e quindi i giovani universitari possono riappropriarsi della storia, delle passioni, delle emozioni della nostra terra. È insomma un messaggio per il futuro della nostra città di Taranto. Assessore, un pezzo antico della città di Taranto, del borgo antico che torna a splendere. Una bella giornata oggi questa per Taranto. Beh, assolutamente è una bella giornata, anche un grande valore simbolico questa cosa, perché in realtà noi completiamo un ciclo nel quale abbiamo rimosso le macerie di questa città e abbiamo restaurato il restaurabile e adesso torniamo a fruirlo. È un po' il segnale del ciclo che abbiamo avuto no, in questi 5 anni. Di per sé questa è una bellissima opera perché è uno splendido palazzo, già conosciuto per gli anni in cui c'è stato il museo archeologico, ma adesso completato con un restauro assolutamente sapiente, completo degli infissi, degli arredi e soprattutto abbiamo intanto già trasferito il Museo Maiorano in un allestimento che chi lo vedrà potrà rimanere stupito dalla bellezza e dalla modernità del nuovo allestimento. L'arcivescovo di Taranto Filippo Santoro ha incontrato ieri sera gli organi di stampa al San Giovanni per commentare il messaggio di Papa Benedetto XVI in occasione della 46ª giornata mondiale delle comunicazioni che si svolge il 20 maggio. Una buona occasione per parlare di progetti futuri partendo dalla carità per chi soffre. Sentite. Il silenzio è la parola, ovvero la voglia di ascoltare e di esprimere comunicando le proprie sensazioni.
Papa Benedetto XVI si rivolge in questo modo agli organi di informazione in occasione della giornata mondiale della comunicazione sociale che si svolge il 20 maggio. Una riflessione attenta, quella di Benedetto XVI, divenuto oggetto di discussione nell'incontro con i giornalisti voluto dall'arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro. Per l'arcivescovo di Taranto, quando le parole e il silenzio si escludono a vicenda, la comunicazione si deteriora, o perché provoca un certo stordimento, o perché al contrario crea clima di freddezza. Quando invece si integrano reciprocamente, la comunicazione acquista valore e significato. Al giornalista dunque il compito di saper raccontare la verità senza mai strumentalizzare la notizia. Io oggi ho voluto incontrare i giornalisti, vi ha parlato di silenzio, ma soprattutto di parole. Quale messaggio possiamo dare soprattutto chi svolge giornalmente questa professione? La missione dei giornalisti è preziosissima. Io anche in Brasile avevo, sia a Rio de Janeiro come a Petropolis, un dialogo facile, però dentro questa prospettiva di parlare quando è opportuno e del silenzio, perché uno deve parlare quando c'è qualcosa da comunicare, non può parlare a vanvera, non può parlare per vendere, deve parlare quando c'è qualcosa di comunicare, mentre il silenzio, quando è carico di una presenza, carico di una ricchezza, questo silenzio è costruttivo. Per esempio il silenzio in certi momenti, il ringraziamento che si fa dopo la Santa Comunione, oppure il silenzio che io ho avuto vicino alla vedova Malcore e che è diventato un abbraccio al bambino. E questo conta più il silenzio per dire sto e sto con te che tante parole, che voi possiate fare questo servizio alla verità con la parola, col silenzio e con il rispetto della realtà. Monsignor Santoro ha dichiarato poi che farà da collante con le istituzioni, sarà interprete dei disagi sociali che vive la gente e la città, dalla politica alla mancanza di occupazione, alle problematiche ambientali, alla necessità di stare vicino a chi soffre, ai disagiati. Porterò avanti un grande progetto di fede, ha dichiarato Filippo Santoro, il mio sarà un grande progetto di carità. Il mio obiettivo è di favorire questa unione, di favorire questa esperienza di unità, in modo che le varie istituzioni abbiano una prospettiva chiara e, dentro quello che mi sembra opportuno, identificare un punto di lavoro per un'incidenza comune più precisa e più intensa. Per cui, visti i vari incontri che abbiamo avuto con le varie autorità, l'obiettivo è di favorire un dialogo, identificare un punto e collaborare insieme a risolvere un aspetto concreto della nostra città, in modo che si possa offrire una speranza chiara ai nostri cittadini. Oggi, in occasione del giorno del ricordo delle vittime delle foibe, l'associazione Nuova Taranto ha inteso commemorare questa giornata inaugurando il piazzale Vittime delle Foibe nell'area parcheggio in zona Porta Napoli. Ci racconti la sua testimonianza? La mia testimonianza è di una persona che ha 67 anni e che nel 47, insieme ai miei genitori, siamo venuti in Italia. Chiaramente oggi si celebra una giornata per noi molto importante, in quanto il Comune di Taranto ha voluto dedicare questa piazza ai martiri delle foibe. Chiaramente io sono una testimonianza vivente di perché noi siamo venuti via da Pola, dall'Istria, terre praticamente martoriate, dove il comunismo di Tito aveva fatto razzie e aveva infoibato circa 5.000 italiani. Siamo venuti via 350.000 persone sparse per il mondo, chi è andato in America, chi in Australia, e molti dei quali sono venuti in Italia. Taranto ci ha accolto benevolmente, ci siamo integrati ed oggi io, che sono un profugo insieme ai miei figli, siamo diventati tarantini, ma abbiamo sempre nel cuore la nostra città natia. Mi piace ricordare questa piazza oggi, in quanto coloro che passeranno e vedranno la scritta piazzale Vittime delle Foibe si renderanno conto che la foiba non è più un nome, un vocabolo misterioso, ma è una cavità carsica dove sono state buttate migliaia di gente, bambini e,
e grandi, diciamo. Giampaolo Vietri, un atto doveroso e dovuto da parte vostra, quello di oggi, l'intitolazione di questa piazza. Certamente, perché questi sono stati fatti storici che sono stati dimenticati per oltre 50 anni. Solo nel 2004 lo Stato italiano ha riconosciuto il 10 febbraio quale giorno del ricordo per le vittime delle foibe. Oggi anche Taranto rende il massimo riconoscimento alla memoria attraverso appunto l'intitolazione di una piazza, e oggi appunto abbiamo concluso l'iter amministrativo apponendo una targa commemorativa. Nella serata di ieri il personale appartenente al nucleo difesa mare in servizio presso la Capitaneria di Porto di Taranto ha individuato, a seguito di una lunga attività di appostamento, un subacqueo privo di autorizzazione intento a pescare ricci di mare nello specchio acqueo antistante la località Lama del comune di Taranto. Il subacqueo è stato sanzionato per un importo pari a 4.000 euro. Il prodotto ittico illegalmente pescato, pari a circa 1.200 esemplari di ricci di mare, è stato posto sotto sequestro unitamente all'attrezzatura da pesca utilizzata, consistente in una bombola di profondità ed un erogatore. Il prodotto ittico sequestrato è stato reintrodotto in mare perché ancora vivo. E nel prossimo servizio parliamo di occupazione. Abbiamo fatto il punto con il segretario della CGIL di Puglia, Gianni Forte, partendo dalla nuova riforma del mercato del lavoro voluta dal Premier Monti. Sentite. È davvero un momento difficile per il mondo del lavoro. Qual è la posizione della CGIL in merito alla manovra che in questi giorni si sta varando e soprattutto in riferimento alle possibili modifiche dal mercato del lavoro? È una trattativa difficile, intanto perché non è chiaro il punto di partenza. Noi continuiamo a insistere che bisogna partire dalla crescita, da come creare nuova occupazione, perché stiamo vivendo una fase molto difficile. Oltretutto la recessione che stiamo vivendo dal punto di vista economico non aiuta, perché si stanno perdendo tanti posti di lavoro, e sembra paradossale che a fronte di una situazione di questo tipo si metta al centro la questione dell'articolo 18 e quindi di come licenziare le persone. In una fase così difficile dovremmo preoccuparci di come far assumere le persone, quindi come creare nuova occupazione, allargare la base produttiva, favorire la crescita, investire sullo sviluppo, specialmente nel Mezzogiorno, che è una realtà che paga un prezzo più alto. Queste sono le priorità. E poi la lotta alla precarietà, insomma, e ormai sono 10 anni che si dice che precarizzando il lavoro, flessibilizzandolo, si sarebbe potuto creare più occupazione. Così non è, perché non è stato dimostrato che, nonostante quello che è avvenuto, il lavoro non è aumentato ma è addirittura diminuito. Quindi bisogna invertire questa tendenza, recuperare tutta la precarietà che ha determinato risultati devastanti rispetto al futuro, specialmente le nuove generazioni che non riescono a guardare avanti e che vivono in uno stato di disagio permanente. Quindi bisogna mettere al centro il lavoro, la crescita del lavoro e dell'occupazione, la lotta alla precarietà. Se si parte con questi presupposti, la CGIL starà lì a dare il suo contributo per trovare le soluzioni che servono al Paese, che servono ai giovani, che servono a tutti coloro che cercano lavoro. Si parlava di giovani, che cosa si sente di rispondere al Ministro Monti quando definisce il posto fisso noioso? Beh, è più noioso stare a casa, insomma, questo è fuori discussione. Quindi, così come non si può dire ai giovani, come ha detto la Ministra Cancellieri, che bisogna abituarsi a stare fuori di casa, insomma, dirlo ai giovani del sud che sono costretti ad emigrare per andare a trovare il lavoro, insomma, è un po' complicato spiegarlo. Quindi io penso che bisogna abbandonare queste esternazioni un po' fuori luogo, un po' estemporanee, e guardare al concreto, guardare ai bisogni veri che emergono dal Paese, a partire appunto dal mondo del lavoro. Cambiamo ora argomento. Primo tra i comuni della provincia occidentale ionica, il comune di Palagiano avvia la raccolta differenziata, un progetto quasi decennale che trasformerà le abitudini delle famiglie. Si parte dai più piccoli, oggi raccolti presso la palestra della scuola Giovanni XXIII.
portare la raccolta differenziata dall'attuale 8% al 70%. Questo è l'obiettivo del comune di Palagiano, che ha ufficialmente avviato la raccolta differenziata porta a porta, promuovendo un appalto di 9 anni con cui si riuscirà a rivoluzionare il volto della cittadina. Spariranno dalle strade i canonici cassonetti e si ridurrà il costo del conferimento in discarica. A provvedere materialmente alla realizzazione del servizio, la Tecnoservice, una SRL con sede a Torino, che nel settore orientale della provincia ionica ha raggiunto i risultati fissati. A Palagiano parte la raccolta differenziata porta a porta. È una evoluzione nel versante occidentale ionico, è un'esperienza chiaramente importante. Bisogna educare i cittadini alla raccolta, per farlo si parte dai bambini. Sì, assolutamente, i bambini sono un veicolo importantissimo per questo tipo di raccolta, diciamo così, quindi anche attraverso queste giornate anche abbastanza ludiche, diciamo, che servono poi ai bambini a far capire, insomma, ai genitori, perché poi sono veramente una componente importante. Noi abbiamo sperimentato più volte che i bambini incidono tantissimo a casa sui genitori per questo discorso di differenziato, insomma. Dicevo, grande lavoro di educazione, perché? Perché le famiglie di Palagiano dovranno imparare a convivere con diverse pattumelle. Quante e quali? Sì, diciamo che chiediamo collaborazione innanzitutto alla città di Palagiano e ai cittadini di Palagiano, che ad onore del vero abbiamo trovato molto molto sensibile a questo aspetto. Certo, verranno consegnate praticamente 5 tipologie, sono state consegnate in un quartiere già partito in pieno questo tipo di raccolte, quindi verranno consegnate queste pattumelle bianche per la carta, verde per il vetro, giallo plastica, grigio indifferenziato e le 2 marroni per l'umido, il sottolavello da 7 litri per incentivare il discorso raccolte differenziate, tenendo conto che noi ci possiamo, tra virgolette, come Tecnoservice fregiare del fatto che, insomma, già in alcuni comuni che gestiamo al nord già da qualche anno abbiamo il 75% di differenziata proprio certificata. Ci auguriamo che anche qui al sud, nella nostra terra, voglio dire, si arrivi di qui a breve a questo tipo di raccolta, insomma, di differenziata. Torniamo alla cronaca. Ieri una pattuglia del comando stazione Carabinieri di Pulsano, durante un normale servizio di controllo del territorio, ha scoperto Angelo Tatullo, 36enne, sottoposto agli arresti domiciliari mentre girovagava per le vie di Faggiano. Subito bloccato, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso l'abitazione, durante la quale hanno rinvenuto nel giardino della stessa, occultato all'interno di un vaso, un fucile ad aria compressa modificato e privo di matricola, che è stato sottoposto sotto sequestro. Lo stesso, tratto in arresto per evasione, detenzione e porto abusivo d'armi, dopo le formalità di rito è stato associato presso la locale casa circondariale. Ma ora c'è la pubblicità, tra poco.